lì e anche coetaneo praticamente, perché ci trovavamo anche a Lerni, però c'era questa forma di rispetto che lui aveva non nei miei confronti, nei confronti della funzione che io rappresentavo. Questo era Livatino, persona che arrivava in ufficio la mattina di buon'ora e andava via la sera dopo aver preso un bicchiere di latte per metà giornata, e la sua vita era tutta fatta tra l'ufficio e il ritorno a casa, che significava nel senso proprio della parola ritorno a casa, perché purtroppo, questo lo dico, perché quando penso alla vita di questo uomo, di questo ragazzo di 38 anni, penso di quante cose lui non abbia vissuto, quante cose non abbia fatto, perché la sua vita era una vita dedicata al lavoro e a questa famiglia, che poi la famiglia noi abbiamo un senso abbastanza esteso nel concetto del termine, ma in realtà erano due persone, suo padre e sua madre, due persone molto anziane, devo dire alla vista più anziane di quanto in realtà non fossero, che venivano da una Sicilia lontana, avevano un modo di vedere, di interpretare il rapporto col figlio, probabilmente oggi inesistente, superato, e questo figlio sentiva il peso, ma lo sentiva con io parlo di peso, lui probabilmente non lo intendeva come tale, di dover dedicare gran parte della sua vita alla cura e assistenza di questi genitori. Sono fatti che rilevano anche in quello che è accaduto. Per esempio, si parla tanto della famosa Fiesta Rossa a Amaranto. Il nativo stava bene, il padre era stato, io non ricordo bene se fosse stato soltanto di direttore o se avesse addirittura una interessenza personale nella gestione dell'esattoria comunale di Canetti, e anche questo ha un rilievo per quello che è accaduto. Comunque era una famiglia, era una famiglia benestante. Lui era, non era celibe, non era sposato, non aveva di nuovo rimane. Per cui noi dicevamo, Rosario, ma stai scherzando, ma cammini con questa macchina che va, comprati, tu che puoi, comprati una bella macchina, una bella cosa. Questo prima, dopo in quegli anni, quando si cominciarono ad avvertire anche su di noi il peso e il rischio di quello che poteva accadere, il consiglio di cambiarsi la macchina divenne diverso. E se uno ha presente le modalità con le quali è stato ucciso, forse non era un consiglio da così inutile, non sarebbe servito a nulla sicuramente, però era quello: tu ogni giorno fai questo tratto di strada, un tratto di strada aperto su una chiamata superstrada, poi superstrada Sicilia, possiamo perdere, e cammini con questa macchinetta, sempre cambia. Già era epoca in cui gli agguati, come dicevo, erano l'ordine del giorno. Le modalità degli agguati si conoscevano, era un'epoca nella quale appena ti affiancavano una motocicletta con due persone a bordo col casco, avevi un brivido nella schiena. E avere una macchina potente che ti consentisse anche di andare via, molti di noi comprarono una macchina più grande rispetto a quella che avevamo posseduto prima. Lui assolutamente no, perché io devo mettere la macchina nel garage che è sotto casa, così arrivo da papà e mamma, così poi papà e mamma in paese non vogliono che io dia nell'occhio. Mentalità. Questo per dire un po' il personaggio quale poteva essere. Di sicuro però ci sono altre cose. Qua devo fare anche un po' di, così, parlare anche un po' di quello che è stato anche il mio ruolo, perché sono arrivato prima di lui. Io arrivai in una realtà che era l'ufficio giudiziario di Agrigento, incredibile, dove io avevo avuto la fortuna di studiare a Palermo, bene bene male, città di occupazione, le cose che molto. Avevo avuto la fortuna di avere dei contatti immediati particolarmente positivi, ad esempio lo Stato Unitore di Marco Serrino,
avevo, ero entrato in magistratura per come si entrava, per l'unico motivo per il quale si entrava all'epoca, era quello di credere e andare a fare questo mestiere con una certa, per quello parlo della mia generazione. Prima era un'altra cosa e dopo forse è diventata un'altra cosa. Arrivai in un posto dove era tutto bloccato, era tutto inesistente, dove l'unica cosa che contava erano i titoli, era l'anzianità, per cui in magistratura c'era l'Associazione Nazionale Magistrati che dovrebbe rappresentare tutti i magistrati e occuparsi dei problemi della magistratura sotto tutti i profili. Bene, e quindi chiaramente essendo è un qualcosa che non può mai avere corrispondenza con chi dirige gli uffici. A Agrigento, al momento del mio arrivo, il presidente e il segretario dell'Associazione dei Magistrati erano il presidente del Tribunale e il procuratore della Repubblica, quindi c'era un allineamento totale. Bene, l'arrivo mio insieme ad altri colleghi miei coetanei e poco dopo l'arrivo di Latino ed altri colleghi coetanei modificarono questa situazione. E la modifica era necessaria perché era una magistratura molto accondiscendente col potere, molto accondiscendente con la società così come si era sviluppata fino a quel tempo in quelle zone. Tornerò su una battuta banale, ma il termine mafia era un termine che all'epoca ancora aveva un significato vago. Cosa vuol dire mafia? Cos'è la mafia? Ricordo che il procuratore della Repubblica, che io trovai nel Vicente, che fu il primo procuratore della Repubblica di Rosario Livatino, diceva che la mafia era un'espressione vuota, inutile, che e quando si occupavano di serie di omicidi che avevano chiaramente una matrice mafiosa, il suo primo impatto, gli omicidi all'epoca erano tutti a carico di ignoti, assolutamente finivano tutti a carico di ignoti. La sua prima risposta a qualche domanda, a qualche della Repubblica, si chiedeva quando bisognava muoversi, ad altro. Io, ripeto, stavo in un altro, ero il giudice istruttore, mi occupavo dopo, però la risposta era: questi sono fatti di Palermo, sono questioni palermitane, a noi ci interessano poco. C'era un rifiuto della realtà, un rifiuto di coro. Tutti si stavano più tranquilli. L'arrivo di questa generazione magistrati cambiò un po' le cose. E la cambiò radicalmente da lì a qualche anno, quando c'è stato il primo processo, vero processo per un'organizzazione mafiosa. Quindi ecco, siamo in presenza di un ottimo funzionario dello Stato, un ottimo magistrato, con una vita così un po' chiusa in una realtà di altri tempi. Grazie. Il ruolo del giudice nella società Picaulia. Conferenza tenuta dal giudice Rosario Livatino il 7 aprile 1984. La magistratura, per restare ancora fedele al dovere costituzionale di fedeltà alla legge, altro non cerca, anche per evitare ondeggiamenti, incertezze ed ulteriori ingiusti rimproveri, che di poter disporre di dettati normativi coerenti, chiari, sicuramente intelligibili, nonché di testi negoziali nei quali la posizione di diritto e di obbligo delle parti non sia offuscata da una trama tormentata di sottili e complicate espressioni verbali che nascondono premesse politiche tutt'altro che chiare, anziché una precisa volontà che sostenga il precetto.
fin quando tutto questo non sarà assicurato dal nostro legislatore e dalle parti sociali in sede di contrattazione, sarà ineliminabile che il giudice di Pordenone e il giudice di Ragusa, con gli abissi di cultura e dei substrati territoriali, sociali ed economici nei quali si trovano ad operare, cerchino di districarsi nella perigliosa giungla di queste regolamentazioni, adoperando dei macete interpretativi tra loro dissimili o addirittura contraddittori. Nel concludere, desidererei formulare solo un'ultima considerazione. È certo che, tranne alcuni aspetti immutabili, il ruolo del giudice non può sfuggire al cammino della storia. Tanto egli che il servizio da lui reso devono essere partecipi di un processo di adeguamento. Ma di ciò non può farsi carico solo ai giudici. Non si può cioè chiedere che essi traggano soltanto da se stessi la forza per questo adeguamento. Tutto è più complesso in una società moderna in materia di definizione e difesa dei bisogni, degli interessi, dei diritti. Nelle società primitive e comunque semplici, tutto era relativamente chiaro in termini di cosa era giusto e cosa era ingiusto, e tutto era facile relativamente in termini di accesso a chi amministrava giustizia: il capo tribù, il capo villaggio, il capo religioso. Oggi, nelle società a crescente complessività e soggettività, come sono tutte le società occidentali mature, è sempre più difficile sapere e far accettare i concetti di giusto e di ingiusto, ed è sempre più difficile individuare e rendere più accessibili gli strumenti per ottenere giusta protezione. In questa prospettiva, riformare la giustizia in senso soggettivo ed oggettivo è compito non di pochi magistrati, ma di tanti, dello Stato, dei soggetti collettivi, della stessa opinione pubblica. Recuperare infatti il diritto come riferimento unitario della convivenza collettiva non può essere, in una democrazia moderna, compito di una minoranza. Rosario Livatino. Grazie Luigi. Il 22 settembre del 1990, quindi il giorno dopo del barbaro assassinio, Attilio Bolzoni, cronista di Nera della Repubblica, dell'ora credo anche, del giornale di Sicilia, Repubblica soltanto, ecco perché abbiamo chiesto un testimone autentico. Tirio Bonzoni scrive un pezzo, non lo leggo tutto, leggo soltanto la parte finale. Tirio Bonzoni si reca sul posto anche lui e racconta quello che vede, quello che ha visto. Dalla parte di Rosario racconta appunto della scena e poi commenta. Dalla parte di Rosario Livatino sono sempre stati due suoi amici, Roberto Saglieva e Fabio Salamone. L'articolo del 22 settembre del 90. Il primo fa il sostituto, il secondo era giudice istruttore. Come fantasmi si aggirano nelle campagne che la statale 640 attraversa, con il dolore sulla faccia, con l'emozione di chi ha perso per sempre qualcuno e qualcosa. Anche loro hanno visto il lenzuolo, la bandiera bianca che copriva il cadavere di un magistrato. Anche loro a sera sono saliti su all'ospedale e poi in prefettura per ricevere il presidente Cossiga. Parlavano tra di loro, Saglieva e Salamone. Parlavano a voce alta. Diceva Saglieva, forse tra 3 mesi mollerò tutto, non voglio andare un giorno al lavoro per essere ammazzato. E rispondeva Salamone, ho la sensazione di non lavorare per lo Stato ma per un privato. Ci racconta quel 21 settembre. Il 2 settembre io ero in ferie e quindi quella mattina non ero andato in tipo, sapevo che quel giorno ci sarebbe stata la fiera di venerdì e non si riuniva la sezione di rischio e prevenzione, quindi quel giorno erano previste o era prevista un'udienza per una rischio e prevenzione importante nei confronti di alcuni soggetti, proprio tra Paolo e Canegativo. Io ero
uscito da casa, non ricordo dove fossi andato. E quindi non ho saputo subito di quello che era accaduto, perché non ero in ufficio. Quando sono venuto a sapere, sono arrivato sul posto, da solo ovviamente, e c'erano tutte le operazioni successive al fatto che avevo avuto da un paio d'ore. Diciamo che quello che ha scritto Bolzoni era corrispondente al vero, cioè la persona con la quale poi dopo essere andato a vedere quello che era successo, la persona che, con la quale ci era proprio il mio amico Roberto Saliega, era una condizione di assoluta incredulità, assoluta incredulità. Io ho assistito defilati a quello che avveniva, all'arrivo, ai vari arrivi che in questi casi ci sono, e mi ricordo che questo punto è vuoto, e mi ricordo poi invece il momento della... Prima mi ricordo il momento del ritorno a casa, per fortuna io avevo mia moglie incinta, e mia moglie si trovava, era andata in un, non so se fosse un negozio, un parrucchiere, non so cosa, quando sentiamo ci sono magistrato. Lei era incinta e quindi era particolarmente debole, a prescindere da questo, chiese subito che potesse sedere, aveva un bicchiere d'acqua, prima di sapere il nome, il magistrato aveva stato ucciso. Immaginando che lei poteva avere bisogno della mia presenza, poi sono andato, ci siamo visti, ci siamo riuniti con i colleghi, con alcuni colleghi, e poi abbiamo, siamo stati tutto il tempo per la sistemazione della salma, dell'arrivo, principalmente quello di incredulità, incredulità perché proprio non è al tempo stesso già disperato tentativo di capire quello che poteva essere accaduto. E in quel momento le spiegazioni magari ce le siamo anche date, ce le siamo anche date, corrispondenti o meno a quello che poi è accaduto, ma solo in parte, quello che poi si è accertato. Però sapevamo anche che per quanto ci fosse questa incredulità, che alla fine era arrivata una cosa che così nell'aria, non con riferimento al relativo, ma con riferimento a qualcuno di noi, che nell'aria si percepiva. Perché? Perché c'era stata la vicenda processuale che ancora non era finita, perché c'era stata negli ultimi anni, da parte, grazie anche a noi, non solo a noi ovviamente, grazie alle forze di polizia, ad alcune forze di polizia, alcuni appartenenti alle forze di polizia, qualcuno dei quali poi ha fatto la stessa fine, e c'era stato un sommovimento di quello che era uno stato delle cose, che ad Agrigento era particolarmente più stato delle cose rispetto ad altre cose. Ricordo che Agrigento, a parte i pentimenti di alcuni di questi killer di Livatino, non ha mai avuto un vero e proprio pentito di mafia, della mafia di Cosa Nostra. Era probabilmente la zona della Sicilia con la maggiore compattezza e chiusura della realtà mafiosa proprio, e quindi c'era uno stato di cose che quelle indagini, quei processi in quegli anni avevano smosso e in parte sovvertito. E quindi, anche visto quello che era successo con altri posti, l'ultimo omicidio che era accaduto
era stato quello di Saetta, che peraltro era anche con Paesano di Latino, il presidente Saetta. La stessa strada? No, non è stata la stessa strada, che era in direzione di Palermo. Però quello che era così. Ma è difficile. Lascia perché ce n'è un altro subito. Sulla sua indipendenza.
sapienza, sulla sua autonomia, sulla sua imparzialità del giudizio, che non solo devi essere imparziale, ma anche apparire imparziale. Per cui è un tale senso della giustizia, veramente, che ti affascina, cioè ti dici, caspita, che persona riesce a viversi con questo mestiere, con questa tale dedizione. Nell'interesse della legge, allora del vecchio codice, cioè ricorse contro una sentenza di condanna perché era convinto che la condanna fosse sbagliata. Allora, un pubblico ministero che ricorreva contro la condanna dell'imputato perché la riteneva ingiusta, fu una cosa che colpì moltissimo. Questo per dire qual era la sua attenzione nei confronti delle. Poi l'altra battuta, a proposito di quanto ha detto Scarpacca, proprio nella casa. Nessuno andrà a casa di Latino perché lui dietro c'era questa vita particolare, per cui non aveva una vita sociale. La vita sociale che aveva era la domenica, che andava la mattina a messa e la sera portava al cinema il papà e la mamma, questo era l'unica cosa che non partecipava al cinema. Abbastanza sorprendentemente fece quegli interventi in quelle occasioni pubbliche. Io sono andato quando è morta la nonna e sono arrivato in questa casa, una casa di struttura antica. Sono entrato, poi c'era un salone enorme con soltanto delle sedie intorno a questo salone e c'era una sorta di catafalco con sopra la salma della nonna. Cioè veramente sembrava di vivere. Questa era la realtà nella quale lui, a proposito di quanto ha detto Scarpati, che si era impressionato in casa. Poi c'era la sua, effettivamente, poi la sua stanza, la sua, con la sua passione per il cinema, aveva non so quante videocassette, dove si anche la sera magari era il suo mondo, un po' diverso da quello che ogni giorno aveva. E allora adesso andiamo a strugoliare un po' le condizioni del fare il magistrato in Sicilia in quegli anni.
E c'è questo scritto autografo del dottor Borsellino, che ha acquisito gli atti del centro studi di Paolo Borsellino. Ed è uno scritto autografo che il dottor Borsellino aveva